in questo nuovo video. Ci troviamo nella casa nuova, in camera da letto, guardate. Questo è l'unico angolino che sembra quasi ordinato. Qui c'è un pacco, qui c'è una montagna di vestiti, ma voi non lo vedete, vero? Comunque, oggi voglio raccontarvi come è cambiata la mia workout routine adesso che sono ritornata in palestra, tra virgolette, alla mia normale routine, che tanto ve lo anticipo già, non durerà molto perché è l'inizio dell'estate. Io solitamente a luglio tendo a passare sempre più tempo con i miei al mare, quindi andrò molto spesso a Porto Venere anche durante la settimana, visto che sono in smart working e quindi posso gestirmi da remoto. Quindi diciamo che questa è la mia workout routine del momento, che durerà altre 2-3 settimane e cercherò di mantenere quando magari a luglio farò una settimana a Milano, se la farò, spero di no. Prima di iniziare vi volevo far vedere un esemplare di gatto che passa tutto il giorno così a dormire. Vabbè, non lo disturbiamo, sta meditando. Allora, la novità appunto è che sono tornata in palestra, ma soprattutto, cosa fondamentale di tutto, è che ho ricominciato gli allenamenti di ginnastica acrobatica. Come vi ho detto nel mio ultimo vlog, ho reso il mio pacchetto di lezioni di gruppo un pacchetto di lezioni private e quindi praticamente faccio una volta alla settimana un'ora uno a uno con la personal trainer del centro di acrobatica. Gli allenamenti di acrobatica sono molto molto concentrati sulla parte superiore del corpo, vado veramente a stressarla per un'ora. La parte inferiore e l'addome sono coinvolti, però sono un po' accessori, diciamo. Le gambe lavorano perché devono dare la spinta, eccetera, però c'è tantissimo lavoro di spalle, braccia, dorso. Quindi il mio obiettivo nei miei allenamenti della settimana è riuscire a rotearli e farli, in modo da non arrivare troppo stanca al mio allenamento di acrobatica. Essendo una lezione da sola, mi accordo io su quando farla durante la settimana in base ai nostri impegni, però tendenzialmente abbiamo visto che il giovedì pomeriggio è la giornata che ci va bene ad entrambe. La mia settimana di allenamenti ora è composta così: inizio il lunedì facendo un allenamento upper body, trazioni alla sbarra, no, sì, magari trazione alla lat, pulley, piegamenti. A volte lavoro anche su quello che facciamo il giovedì insieme, quindi la verticale a muro, cercando di staccarmi, eccetera. Comunque un allenamento upper body. Poi il martedì o il mercoledì, dipende quando posso, se ho tempo, se ho voglia, faccio un allenamento gambe, ed è l'allenamento che adesso vi andrò a spiegare. Poi il giovedì faccio l'allenamento di acrobatica e poi venerdì, sabato, domenica, dipendentemente dai miei impegni, da Jimmy, da quello che vuol fare lui, facciamo un allenamento insieme al parco. È un po' difficile raccontarvi la mia workout routine perché in realtà non ne ho una, cioè questi sono giorni fittizi, perché se ad esempio mi si sposta la lezione di acrobatica, poi mi si sposta anche l'allenamento upper body, cioè se mi si sposta la lezione di acrobatica il martedì, io lunedì non farò upper body. Quindi tendenzialmente gira tutto intorno alla mia lezione di acrobatica, perché voglio arrivare nella miglior forma possibile a quell'allenamento. Mi sento quasi tipo un atleta, però non lo sono. Cioè che praticamente dentro la mia testa il vero motivo per cui io mi sto allenando in questo periodo e vado in palestra e faccio i cardio eccetera è per riuscire a diventare sempre più performante nei miei allenamenti o comunque nel mondo della ginnastica acrobatica, perché è qualcosa che mi piace veramente, che mi stimola e che mi fa sentire una sportiva. Quindi ogni settimana sarà diversa dipendentemente da dove sarò, cosa farò e dove andrò, però questi sono gli allenamenti che inserirò, quindi upper, lower, acrobatica, cardio, ok? Quindi, detto questo, vi voglio raccontare il mio allenamento gambe adesso che sono tornata in palestra, visto che l'ho filmato, e ne parliamo. Inizio ogni allenamento, soprattutto quelli per le gambe, con una fase di attivazione slash allungamento, dove praticamente faccio dei piccoli movimenti a corpo libero che vanno a stimolare il gluteo e la gamba, insomma vanno ad attivare le gambe, perché ho notato che se io inizio anche solo facendo squat libero, però faccio due serie di squat libero e poi inizio a caricare, sento le gambe molto, in inglese si dice stiff,
quindi molto dure, e ciò non accade se invece prima dedico 5-6 minuti a fare un po' di allungamento, piccoli movimenti. Insomma, questi minuti mi servono per comunicare ai miei glutei e alle mie gambe che per le prossime ore saranno molto coinvolti e si devono impegnare. Per favore, grazie. Poi il mio allenamento gambe è veramente strutturato come quelli che avete visto in quarantena, solo che la differenza di adesso è che ho dei carichi. Quindi la prima parte è composta dai miei soliti 3 esercizi fondamentali: squat, stacco o hip thrust. Non li faccio tutti e 3, solitamente ne faccio 2, ne scelgo uno su cui focalizzarmi molto in quell'allenamento. Ad esempio, in questo allenamento mi sono focalizzata sullo squat, ho fatto diverse serie aumentando i carichi, non ho degli schemi precisi, cerco di andare molto a sentimento. Se mi sento di aumentare i carichi, aumentare il peso, lo faccio diminuendo le serie, oppure a volte tendo a fare un 5x5, soprattutto se non ne ho voglia. E poi il secondo esercizio, in questo caso ho fatto l'hip thrust, è più un secondo esercizio abbastanza veloce, quindi magari 3 serie da 10, 3 serie da 12, dipende anche dal carico che utilizzo. Questa è la parte dell'allenamento concentrata sul aumentare la forza, tenere alti i carichi, alti i pesi, più basse le ripetizioni e spingere. E ve lo dico, cioè io ho amato i miei esercizi, corpo libero, eccetera, i miei allenamenti, ma mi è mancato veramente tantissimo spingere, cioè scuotare, salire con quel carico in cui lo senti tutto nel bicipite femorale che spinge su. Ah, bellissimo. Nella seconda parte dell'allenamento posso decidere di fare degli esercizi ai macchinari, e quindi magari il leg curl, in questo caso come ho fatto qui, il leg curl da stesa. Qui l'ho fatto in modo un po' particolare perché a me piace allenare le gambe in modo separato quando ne ho la possibilità, perché ho una gamba più forte dell'altra, tutti ce l'abbiamo, quindi magari vi consiglio di provare. Qui ho fatto 10 ripetizioni con una gamba, 10 con l'altra, 10 tutte e due insieme, e poi alla fine ho fatto un'isometria 20 secondi, non so, cioè sono andata veramente a stressare in profondità e a lungo il muscolo. Ed è questa la differenza tra questa parte allenamento rispetto alla prima. Nella prima coinvolgo tutta la catena cinetica posteriore con esercizi composti e complessi, e faccio esercizi esplosivi, rapidi e con tanto peso. Invece in questa seconda parte punto più all'ipertrofia, lavorando più a lungo con carichi più bassi, cercando di andare a lavorare in profondità i glutei, perché questa seconda parte per me si concentra tutta sui glutei. Quindi posso fare degli esercizi sui macchinari come il leg curl, e mi direte: ma il leg curl io non sento lavorare il gluteo. Ok, però si lavora il bicipite femorale, che è il muscolo sotto, che se forte riesce e aiuta a tenere su le chiappe. E infine torno sempre sul mio solito tappeto a fare i soliti esercizi a tappeto a corpo libero: slanci indietro, slanci laterali, dog kick, eccetera. E basta. Allora, io spero che... sto morendo di caldo, ragazzi. Qui c'è riscontro perché c'è doppia ventilazione. Sì, doppia ventilazione, c'è doppia esposizione. Però se tengo la porta chiusa non dopo espongo nulla. Vero, vero Luna? Sta pellicina, sta un po' soffrendo. Comunque, niente, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, che vi abbia un po' ispirate nei vostri allenamenti. Di sicuro vi terrò aggiornate su tutti i miei spostamenti e su come mi allenerò quando sono in giro, viaggiando, se mi allenerò, insomma, ragazzi, vi terrò sempre aggiornati. E basta, noi ci vediamo nel prossimo video, un bel vlog di questi giorni in cui non sto facendo praticamente niente, ma dettagli. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Ciao ciao!